Sabato 17 luglio andiamo a Rimini Comics. Buongiorno carissimi, buongiorno, si va a Rimini Comics dunque, questo sabato, ovviamente piovoso, potevamo avere culo, no, ovviamente, ma andiamo a Rimini Comics, perché andiamo a Rimini Comics, l'abbiamo detto anche in qualche nostra live, eccetera, si va a Rimini Comics perché si ha voglia di tornare un po' alle fiere, tornare a condividere questa nostra passione per il fumetto, anche in formato fisico, diciamo così, ma anche in formato non virtuale assieme agli altri, ma tangersi, conoscersi di persona dopo tanto che ci si è virtualizzati. Quindi sono partito ora alle 10 circa alla volta di Rimini, sta arrivando là Iaio che con la solita autostrada di questa stagione, la 14, è sempre impestata, arriveremo più o meno uguali, mentre là ci aspetta il mitico Dan che è alle prese con appunto le cose inaspettate del tempo, quindi a cercarsi le felpe, a cercarsi insomma vari ripari termici. Ma perché abbiamo detto appunto si va a Rimini Comics? Che aspettative ci sono? Allora, è un'edizione un po' particolare, dato che è praticamente non la primissima fiera, perché c'è già stato il Modena Nerd, non la primissima fiera di comics dopo le riaperture, insomma, ma è un, in questa stagione Pioggia a parte sarebbe un ritrovo abbastanza, come dire, particolare per via della sua natura, essere a Rimi praticamente in spiaggia. Si svolge infatti non negli orari consuetudinali di un ente fiera, ma dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte. Quindi proprio perché siamo in una stagione, una cosa un po' particolari, e proprio perché questa sua particolarità, insomma, offre spunti diversi dalla solita fiera rinchiusa dentro un capannone, eccetera. Vero è che se si va per ricercare fumetti, scartabellare nelle varie bancarelle, cose del simili, quelle al chiuso, al di fuori del Lucca Comics, sono ovviamente, come era Modena Nerd ad esempio, più proficue probabilmente come ricerca, come presenza di alcuni editori. Qua dovremmo accontentarci, ho già dato un'occhiata a quelle che sono le immagini, le prime immagini postate in giro, e un po' anche per questa formula che hanno dovuto adottare, cioè di lasciare questi capannelli, questi mini stand tutti all'aperto, proprio per evitare appunto questioni di chiusure, eccetera, e con questa pioggia chissà poi appunto come ce la godremo, secondo me è ulteriormente limitato, cioè gli stessi stand e standisti hanno un po' limitato il carnet di roba che ci sono portati appresso così da offrire, quindi a livello di recuperi così che non della vera e propria ciccia, da andare a sgagnare, da andare chissà a trovare chissà che cosa, penso andremo su quelle cazzatielle tipo il magnifico Detective Culetto che andiamo da un po' di tempo agognando, e un altro uno o due volumi così più gogliardici, ecco il termine, che è vere e proprie voglie, vere e proprie letture, così, salvo appunto sorprese. Quindi io lo dico sempre anche a alcuni amici che a volte accompagnano delle fiere che hanno delle aspettative catatoniche, poi arrivano alla delusione. Ma no, non bisogna avere delle aspettative clamorose di recupero fumetti in queste occasioni qua. Eventualmente a Lucca qualcosina, eventualmente a qualche fiera insomma un po' grandina al chiuso, eccetera, può ancora, ma poi gli standi, le fumetterie, anche quelle che hanno delle robe, a volte degli archivi anche con robe che si fatica a trovare, eccetera, difficile che se le portano direttamente a ste fiere, a ste cose che sono fatte per vendere paccottiglie, Funko Poppe e quelle cazzatielle lì. Quindi insomma è ovviamente un'occasione per incontrarsi con gli altri, incontrarsi con Iaio, con Dan e con gli eventuali altri colleghi o comunque amici appassionati che verrete alla fiera assieme a noi. E farci tante chiacchierate, dissertazioni, andare a cercare assieme qualcosa in giro. Tra l'altro appunto, visto che
la fiera non sembra essere così gigantosa, visto che abbiamo tempo in giornata prima che si facciano le 5, o in questa mattina o nel primo pomeriggio probabilmente andremo a spulciare una o due fumetterie più importanti a Rimini, in modo tale da sfogare maggiormente l'eventuale occhio ricercatore, come a livello quantitativo e di cose particolari. Questa è una cosa che consiglio, tra l'altro, di fare quando avete occasione, perché secondo me merita, soprattutto se in luoghi in cui non andate spesso come fumetterie. Comunque, a parte questo, la pioggia sembra che, per quando apre la fiera, quantomeno, giusto per non dover fare aggomitate con gli ombrelli tra gli stand, dovrebbe almeno la pioggia verso quell'orario darci tregua. Non ci credo, perché queste previsioni tentano sempre di mettertelo in derposto, però staremo a vedere. È il comics che ci piace, no? Certo. Allora, com'era il Rimini Comics? Una cagata fotonica. L'unica cosa bella che siamo venuti qui e ci siamo spaccati di cibo. Di cibo. Tipo. Ma il Rimini, ma c'era di fumetti, si mangiava. Non c'era di fumetti. Ma com'è il Rimini Comics? Pochi. Allora? L'unico che è riuscito a comprare, indovinate chi è stato, ma è quello che ma non a Rimini Comics. Comprerebbe pure al Polo Nord. Sempre comprerebbe. Rimini ha preso. Ma non a Rimini Comics. Non a Rimini. Ma te, perché te devi fare sempre i danni, capito? Ma ascolta, ma quindi la prossima volta è Rimini Comics? Allora, siamo a fare un resoconto su questo Rimini Comics. Beh, come avrete già sentito un po' da qualche estratto, insieme agli amici Iaio e Dan, avete già un po' intuito il responso. Ma è particolare, e voglio narrarvi proprio questo, il fatto di come il Rimini Comics si possa, e difatti si differenzia rispetto alla gran parte, la maggior parte, soprattutto le più famose fiere del fumetto, se così ancora le vogliamo categorizzare. Perché? Innanzitutto, per porvi questa differenza, vi voglio porre un focus su ciò che c'era a Rimini Comics, al di fuori ovviamente di cose banali, ovviamente come il cosplay e la gente che salta, canta in coro in maniera cringe idolatrando Giorgio Vanni. Vabbè. Ci sono tre aspetti di quello che era il contenuto del Rimini Comics, proprio contenuto vero e proprio fisico, diciamo. Quali sono? Agli stand, intendo. E sono fumetti, action figures e insomma merchandising di quel tipo lì, robottoni eccetera, e videogames. E la cosa curiosa, che cui ho pensato anche, è che io negli anni mi sono un po' come passione andato evolvendo, sono ancora in evoluzione, chi lo sa. Comunque praticamente partito
quello che erano in principalmente partecipare a queste cose, perché comunque si parlava anche di videogames, c'erano anche tutto il contorno nerd che a volte si incrociava con quello di videogames eccetera, però erano i videogames e il resto era qualche cosa un po' di più, no? La seconda fase, oltre ai videogames, che comunque rimangono tuttora per me la mia, forse possiamo definire, la principale passione per come la vivo, si sono inseriti i cosiddetti robottoni, parlo di Transformers, Gundam, quindi un collezionismo fisico molto particolare, completamente opposto, se vogliamo, ai videogames, che è puramente software, su un certo punto di vista. Infine, anche venuta negli ultimi anni, e poi anche queste le stesse sono le creazioni dei canali, canale videogames, canale robottoni e canale appunto fumetti. La cosa strana è che in questa ultima edizione del Rimini Comics in particolare, le cose erano proprio, se vogliamo, quasi invertite rispetto all'importanza. Invece di essere adesso, attualmente, i fumetti, quella che è la principale cosa per cui mi reco a questi comics, non è ciò che, sebbene possa definirsi fiera del fumetto in un qualche modo, Rimini Comics non è ciò che andava per la maggiore. Voi direte l'action figures e i robottoni? Allora, in parte sì, a livello quantitativo probabilmente, se ci metti i robottoni, magliette, chincaglieria, cose da vestirsi, pupazzetti e vari, ok, allora è sicuramente la prima categoria rappresentativa. Ma se ci metti ciò per cui io colleziono principalmente, che mi piace, che le cose proprio che mi stimolano in quel settore lì, che sono particolarmente evoluti a livello, diciamo, di qualità, non sono, diciamo, giuocattoli o bambolotti, ma vere e proprie cose da amatori, quasi da modellisti, appunto. E quindi, per specificare che i Funko Pop anche no, per dire che no, i Funko Pop non sono quegli acquisti che soddisfano il mio essere produttore attivo di testosterone. Cioè, voglio dire che se ti piacciono i Funko Pop e sei biologicamente testicolato e over 12, potrei suggerirti di farti un'indagine particolarmente accurata e sincera per quanto riguarda un'introspezione profonda del tuo gender di appartenenza, nel caso ancora tu non l'abbia fatto, se l'hai già fatto e sei già consapevole, ok. Fatta questa specifica, torniamo a noi. Quindi, se sono interessato a Transformers, Gundam, sì, ce n'erano, ma erano proprio a quel livello che, se sei veramente un amatore del settore, c'era chincaglieria sostanzialmente, non c'erano cose che tu già non avessi o portate a dei prezzi che ovviamente tu non sapessi già di poterti procurare altrove, a dei prezzi nettamente migliori, insomma, veramente scarsità sotto il profilo veramente professionale di quello. Però forse ce n'erano quantitativamente più comunque dei fumetti veramente, ragazzi, tolto uno stand, diciamo, di vendita e altri uno o due promozionali, cioè a parte la Nicola Pesci editore, altri uno o due editori un po' indipendenti, un po' particolari, c'era proprio un negozio, il resto erano due o tre punti vendita, appunto, di Paccottame Vaglio, che avevano l'immancabile angolino manga, ma proprio se eri inciampato e non eri riuscito a procurarti l'ultimo, il penultimo, il terzultimo numero di One Piece, ma per il resto siamo perde. E infine i videogiochi, che sì, a livello di spazio numericamente erano i meno rappresentati, eppure a livello di occasione, di se uno avesse voluto veramente acquistare in occasione, avere un'occasione particolare essendo al Rimini Comics, c'era questo stand che inaspettatamente aveva dei prezzi. Non ho indagato particolarmente perché non sono interessato, sapete che io ultimamente sono tranquillamente a giocare cose ancora degli anni precedenti, di un backlog da smaltire infinito, quindi acquisto solo robe tipo a 9,90, c'era forse qualche cosina che si avvicinava, ma non ho quell'interesse lì in particolare. Quindi, però, per altri che volevano comprarsi tipo Dan, giochi al Day One, Formula 1 2021 appena uscito, c'erano dei prezzacci veramente clamorosi. Quindi questa cosa mi ha un po' stupito, questo stravolgimento, pur se parziale, perché le quantità erano diverse. Ma torniamo, insomma, al nostro discorso dei fumetti. Allora, per i fumetti, cioè se io seguo un canale di fumetti, tu stai facendo questo vlog del Rimini Comics sul tuo canale di fumetti, valeva la pena esserci a Rimini Comics? E ovviamente, come vi ho detto, Iaio, no!
adesso vi dico perché e per come, ma sostanzialmente no. Perché no? Perché siete la Rimini Comics. Allora, scongiurato il fatto che non piovesse durante l'apertura degli stand e tutto quanto, ma la mattina comunque ha piovuto, ha reso l'ambiente bello bello umido, ma comunque insomma non pioveva, vuol dire che a Rimini a luglio, a quel periodo, se non piove ed è brutto, ti becchi comunque un caldo della Madonna, il che significa che l'amplificazione dell'ascella sudata arriva a dei livelli, senza contare che siamo ancora in una gestione del Covid che assembramenti di certi livelli sarebbe meglio, e lì tranne quando entravi nei vari brocchi degli stand, uno che ti ricordava giusto ragazzi sulla mascherina, uno entrava poi se la tirava giù, lasciamo perdere, no, non c'erano controlli che dir si voglia, ognuno stava come a cazzo di cane la sera, anche durante la chiusura negli spazi lì attorno, non c'era, per dire, un pulotto che girasse, non c'era, stava ognuno a fare, o comunque ce n'erano delle pattuglie ma stavano a farsi, a guardarsi le cose da lontano, c'era molto lassismo, molta permissività, considerando un'età media di 18 anni più o meno, 20 anni, perché comunque c'eravamo noi ad alzare la media, giustamente, però sì, insomma, non c'era, c'era ancora quella un po' incoscienza, noi ci tenevamo la mascherina in coda, dentro, eccetera, nonostante il caldo e tutto, e ciò sicuramente non aiutava, perché già stavi soffrendo per gli altri motivi, soffrivi anche per questioni di mascherine e tutto. Quindi andare a Rimini Comics lì in mezzo, cioè vivere, fare la fila tra l'espressività della scella burbera e mal lavata del nerd medio, qui tra l'altro privato di ossigeno, magari addizionato con concentrazioni imbarazzanti di alcol o di bitoni chimicamente fruttati e con quantitativi di glucosio fuorilegge che per il nerd medio è persino peggio dell'alcol, in queste condizioni, privati poi di freni inibitori e libertà totale di esprimere la propria nerdaggine nel modo che voi potrete immaginare più imbarazzante possibile, ecco, immaginatevi quindi che fai le Mini Comics e sei tra questi effluvi e le folate di arrosticino cotto su delle griglie grasse e ossidate dal bisunto, e questo è uno dei cibi chimicamente, biologicamente più sani che puoi immaginarti attorno a questi raduni, il tutto appunto, come dicevo, mischiato con quel mostoso effetto umido dato dal caldo e dal bagnato, dal fatto che avesse piovuto la mattina del sabato in cui c'eravamo noi. Il tutto questo, tutta questa tortura qui, per che cosa? Per vedere una manciata di fumetti, di robottoni, se ti interessano di videogame nel caso, una manciata proprio di quello che ti interessa, ovviamente, quindi la risposta è no, non può valere la pena. Cioè, quale viene poi fuori il discorso? Che vale la pena, come abbiamo detto prima, è il motivo stesso che alla fine conscientemente ci ha portato a farlo, a organizzarci, è ok, c'è il Rimini Comics, si prenda a faro questa data, questo evento, per dire, è l'occasione per cui noi, tra di noi amici, io, Iaio, Dan, quelli eventualmente altri che c'erano, che abbiamo conosciuto, l'altro inutile canale, la soffitta di camera mia, Ala col suo canale di manga e suo padre anche, e tutti gli altri, benissimo, sono stati benissimo insieme, in compagnia, abbiamo chiacchierato e tutto quanto, e ce la siamo passata, ma ovviamente ti viene da dire, se deve essere per questo, però perché a tutti i costi aggiungerci la sofferenza di un evento simile? Infatti noi ce lo siamo assorbito poi per il pomeriggio, allora per esempio giustamente ha pensato bene di invece andarsi a godere la spiaggia, cosa che potremmo aver pensato di fare anche noi, se non fosse che ci sentivamo quasi in dovere, essendo a Rimini Comics, di, per dover di reportage, comunque viverlo, venirvene poi qui a parlare. Però no, sinceramente è molto meglio, per come vedremo anche poi quello che vedremo dopo, se parliamo di altre cose, organizzarsi piuttosto e trovare cose che non siano minimamente attenenti in un certo senso a queste occasioni qui.
Ok, detto questo, il Rimini Comics è estremamente particolare rispetto alle fiere del fumetto. Però in questo senso, riprendendo, mi fa piacere riprendere un video che ha fatto Kuro proprio qualche giorno fa. Per altri motivi lui l'ha fatto, però ha fatto un bel discorso, se vogliamo anche carino, riguardante il vivere un po' le fiere del fumetto, cioè il fatto che lui l'ha poeticizzato un po', se vogliamo, il volerle vivere, perché in fondo era un modo per ritrovarsi e vedere tanti appassionati come te del fumetto, che nella vita normale ne trovi una media di molto pochi, fai difficoltà a trovarle. E un po', e questo lo sottoscrivo, la creazione del resto, come ben detto, da parte di noi amici almeno che ci frequentiamo digitalmente, appunto in queste occasioni anche di persona, è quella di aver creato un canale per condividere la propria passione, non tanto per diventare i famosi esperti di fumetti, assolutamente, non tanto per, ma semplicemente per parlare e confrontarci su quello che ne pensiamo in merito ai fumetti, magari ogni tanto anche condividendo qualche cosa, perché magari pensiamo che non ne abbiamo visto nessuno parlare, quindi magari anche divulgare in un qualche modo, ma soprattutto condividere. Ecco, però se devo riportare questo aspetto alla fiera del comics oggi, già tanti anni fa, ma ancora di più del comics oggi, mi dico, ma è veramente la fiera del il comics quello con cui condividere questa passione, quello con cui condividere? Perché si possono organizzare altre occasioni, ok, non verrà tutto il bolgione d'Italia, ma se lo devi fare tra i tuoi amici lo puoi fare in maniera alternativa. Poi è chiaro che, come dico, che Rimini Comics è particolarmente diverso dalla maggior parte delle fiere, cioè accentua in maniera esasperata diversi aspetti dei comics in giro per l'Italia. È praticamente all'aperto, tra il pomeriggio e la sera, in una località di mare, una stagione forse in certi casi poco affine a questa tipologia di raduni e ritrovoni. Però proprio per questo è la preferita, proprio guarda caso, da molti se non preferita, comunque molto frequentata, in particolare dei cosplay, perché non ci sono altre fiere che offrono così clamorosamente di fare le foto in spiaggia, in riva al mare, in certe situazioni, di girare platealmente svestiti fino alle piccole, medie, grandi labbra, senza essere troppo oggetto di sguardi inebetiti, perché sai, se lo fai a Lucca Comics con 6 gradi e le intemperie, c'è anche un po' di giustizia se poi le persone ti guardano un po' così, e vallo poi a giustificare che lo fai tutto in voce del tuo grande sacrificio al cosplay. Se lo fai in queste occasioni qui, tra una che si mette il costume e fa finta che lo fa diventare un cosplay, e un'altra che invece è un cosplay che è mezzo costume, stiamo lì, come bikini e cose, stiamo lì. Quindi è una particolarità, sicuramente incentra su altre cose, non vengono in queste occasioni qui, dato lo spazio, dato il focus che si fa a certe cose, non vengono come può essere al Comics a Milano, a Roma, i grossi mega giga eventi che possono saper di vendere chilotoni di fumettame e di altre cose, non vengono a portarti mezza fumetteria perché tu la vada a ravanare e a cercare quello che ti interessa. Però, a parte questo, vorrei fare un'altra considerazione invece sui comics che non siano i Rimini Comics e in generale, perché comunque l'interrogativo resta. La mia considerazione quindi è questa: ma se allora lo fai per viverti e passartela in compagnia assieme agli amici, ma gli amici, non persone che puoi vagamente supporre che siano appassionati ai fumetti, che quindi ti piace vedere che ravanano in mezzo agli scatoloni, non è quello, mi piace essere lì per condividere la propria passione assieme agli altri, non di dire io mi vado a cercare la roba mia per i cazzi miei e lo fa anche l'altro. Allora dico, se lo fai per condividerlo con i tuoi amici eccetera, ma non vale forse la pena farselo da soli la fiera, farselo a proprio modo, come in parte infatti abbiamo fatto noi, cioè nonostante ci siamo sottoposti all'intruglio, a infilarsi all'ascella pezzata in mezzo al corridoio, quel girone d'inferno, per dovere di sentirsi in qualche modo a Rimini Comics ci siamo venuti, dobbiamo vederci effettivamente di come è fatto, al di fuori di quello si sta meglio fuori,
si sta meglio fuori che sia il Rimini Comics, ma anche nel caso delle altre fiere, perché anche nel caso delle altre fiere, salvo davvero poche eccezioni, è sempre, sì, forse tolte veramente le quattro più grandi d'Italia, il Luca Comics, quella di Milano, quella di Roma, quella di Napoli, pochissime altre. Diverse volte ho visitato il Mantua, ma anche quello ormai non è più come una volta, non ha più forse il senso che aveva una volta a livello di fumetti. E allora, se veramente il focus è il fumetto, così in fondo come se anche il focus è il robot, così in fondo anche se il focus sono i videogiochi, non ha una valenza veramente di convenienza, di anche viverla assieme agli altri amici. Te la vivi fuori, come abbiamo fatto noi, quando siamo stati a mangiare la pizza fuori la sera. Meglio mangiarsela una pizza fuori che in mezzo al catrame di cose chimiche che ti vengono di solito in queste fiere. La domenica ho portato io, visto grande le mie parti, Iaio ed Anna a mangiare da un buon posto romagnolo in cui si mangia bene, trattoria molto alla buona, ma qui si mangia molto bene. Però magari se vai fuori a mangiare fuori assieme agli amici, cogli anche l'occasione e poi finisci per parlare di altre cose, di cosa fai nella vita, del tuo lavoro, come è successo un po' a noi a pranzo la domenica. Quindi uno dice, allora in realtà il comics è una scusa per rimanere focus, per rimanere concentrati e non distrarti, che sei lì assieme ai tuoi amici per condividere i fumetti e parlare di fumetti. Ma allora, se è questo il motivo, vi assicuro, molto meglio individuare quali sono le migliori fumetterie d'Italia, le più grandi, quelle dove ci può essere veramente di tutto, non ovviamente la 1 o 2 fumetterie buco o qualsiasi, e dire, ragazzi, facciamoci un bel giro, un giorno ci si vede a Firenze in tal fumetteria, a Bologna all'Alessandro Distribuzioni, a Milano alle tal 1 o 2 fumetterie, a Napoli o quel che è, e vai a vedere quelle che veramente merito assieme, così uno cerca il suo fumetto, ti confronti, ah, ma questo io l'ho letto, tu quest'altro leggi, lì li trovi, lì hai modo di spendere la passione e chissà mai anche di avere un'occasione in particolare. Ma molto meglio a livello di quell'opzione lì, ritrovo lì quella cosa lì, poi dopo assieme attorno a quella ci metti una mangiata in un posto buono, in un posto chimico, la fumetteria possibilmente ci sei tu e qualche altro magari frequentatore e non la folla di ascella puzzosa. No, non è meglio? Invece alla fine, come lo sappiamo, come faremo sempre, ci stiamo già organizzando per il Luca Comics, ma vabbè, fortunatamente il Luca Comics è l'eccezione delle eccezioni, dai, lì ci sono anche le presentazioni, ci sono gli editori, c'è quello e quell'altro, comunque ci sono altri motivi, dai, lì tutto sommato l'ascella puzzosa e pezzata almeno vale per certi versi la candela, ma vale la candela anche a livello quantitativo, e vale la candela soprattutto poi perché ci si deve andare i giovedì e i venerdì e non certo il sabato, le domeniche, con la gente anche lì che t'accascia, e in particolar modo credo quest'anno, ma vabbè. Queste sono le mie considerazioni che volevo condividere con voi, come abbiamo vissuto quindi in parte il nostro Rimini Comics sotto certi aspetti, e cosa potevate aspettarvi, cosa è lecito aspettarsi da queste mostre qui. E in particolar modo Rimini Comics, tra l'altro, meno delle altre sotto questi aspetti, e questa edizione qui meno delle altre ancora, per come l'ha dovuto organizzare, probabilmente con ancora qualche espositore in meno, eccetera eccetera. Va bene, detto questo, vi devo confessare, vi devo preannunciare che il caro Viper è riuscito nel fare il recupero, l'acquisto più costoso, e in parte anche non il più pesante, forse importante, ma numericamente, ma forse no, non lo so, siamo lì, ma sicuramente il più costoso dai tempi del recupero famoso ormai, 100%. Ma come, appena finito di dire che Rimini Comics, questi comics qui non vale la pena, non trovi le buzz, non trovi così, come avrà fatto quindi il vostro Viper a realizzare questa cosa, come è riuscito in questo intento, nonostante quello detto fino adesso? Beh, chi c'era di voi già lo saprà, tutti voi altri invece dovrete attendere il prossimo video acquisti a Rimini Comics. Ci si vede al prossimo video.